Da una parte rendimenti strepitosi e dall'altra parte un rischio veramente alto. Investirci? Non investirci? In questo video ti spiego cosa penso di Crowdestor e come funziona. Ciao, sono Luca Bucci e su questo canale pubblico tantissime informazioni per generare delle rendite passive, come in questo caso ad esempio sfruttando il peer-to-peer lending o il crowdfunding o il crowdlending eccetera eccetera. Quindi se ti interessano questi argomenti ti consiglio di prendere in considerazione di iscriverti a questo canale. Crowdestor è una piattaforma di crowdlending che promette rendimenti veramente veramente alti e di conseguenza molto rischiosa. Opera sotto la giurisdizione estone, perché la sede legale di questa piattaforma è a Tallinn, in Estonia. La sede operativa, quindi gli uffici di Crowdestor, in realtà si trovano a Riga, in Lettonia. È nata nel 2018, quindi sono solo un paio d'anni che opera in questo settore, ma in questi due anni ha proposto veramente una quantità incredibile di investimenti, di progetti sulla quale è stato possibile investire. Possiamo dire che Crowdestor si classifica tra quelle piattaforme che propongono dei rendimenti veramente veramente astronomici. Alcune volte arrivano al 25, 26, 27% di rendimento per anno, il che è veramente tanto, quindi di conseguenza dobbiamo tenere in considerazione il rischio annesso a questo genere di investimenti. Quindi in questo caso, tanto quanto WiseFound e Monetira, nel caso non li conoscessi, ho fatto una recensione anche di queste piattaforme. Comunque diciamo che queste piattaforme sono tutta una storia a sé stante, nel senso che non sono assimilabili ad altre piattaforme come Estate Guru, Mintos, Bondora, eccetera, eccetera, che fanno proprio parte di un'altra categoria. È quindi necessario essere molto cauti negli investimenti in questo genere di piattaforme, perché i progetti che vengono proposti sono davvero nettamente più rischiosi della media. Infatti, solitamente le aziende che raccolgono fondi tramite queste piattaforme e propongono dei rendimenti così alti hanno una motivazione. Di solito sono aziende in fase di startup, oppure comunque non sono aziende che operano da molto, quindi hanno un track record veramente limitato e fanno fatica a richiedere finanziamenti da altri canali con dei tassi di interesse più bassi. Quindi possiamo dire che il rischio maggiore di investire su Crowdestor è il fatto che il singolo progetto vada in default, ed in quel caso possiamo considerare di aver perso tutto il capitale investito. Poi certo ci sarebbe un tentativo di recupero del credito, probabilmente mosso dalla parte della piattaforma, però le probabilità di riuscita sono veramente basse. Crowdestor ha accantonato una quantità di fondi destinata a creare un fondo buyback, con il quale ha intenzione di cercare di coprire le perdite nel caso i progetti andassero in default. Ovviamente questo è un ottimo tentativo di cercare di tutelare i propri investitori, però non possiamo neanche fidarci completamente di questo fondo. Infatti non sappiamo quanto sia l'ammontare che è stato accantonato fino ad ora, e vista l'entità delle raccolte che vengono fatte su questa piattaforma è davvero difficile stabilire se effettivamente, nel caso andasse in default un prestito, il fondo sarebbe abbastanza sostanzioso da riuscire a coprire tutte le perdite. Alcune piattaforme danno la possibilità di uscire dagli investimenti prima del termine del contratto, quindi di investire in un progetto magari con un termine di 24 mesi, quindi 2 anni, e al nono mese decidiamo di riavere i nostri soldi liquidi sul nostro conto. E alcune piattaforme, come dicevo, propongono la possibilità di rivendere la nostra quota di investimento in un determinato progetto direttamente alla piattaforma, e solitamente queste piattaforme chiedono una penale del 5-10%. Quindi in sostanza cosa succede? Se noi investiamo 1000 euro e volessimo uscire prima del termine del prestito, noi dovremmo pagare ad esempio un 5-10%, quindi un 50-100 euro di penalty sull'exit dell'investimento, per la liquidazione dell'investimento. Questo servizio non è offerto da Crowdestor, e questo in realtà potrebbe sembrare una cosa negativa, ma è una cosa molto positiva. Per quale motivo? Il problema sostanziale di questo servizio è che fin quando il sistema funziona regolarmente non c'è problema, perché le occasioni in cui gli investitori chiederanno di uscire dai propri investimenti saranno sporadiche. Quindi diciamo che la piattaforma sarebbe in grado di supportare, avrebbe sempre abbastanza liquidità per supportare gli investitori che decidano di uscire precedentemente alla chiusura del contratto. Il problema reale è che in un momento di panico, cosa che abbiamo già visto in passato, in un momento di panico e di sfiducia degli investitori, quello che succede è che un'enorme quantità di persone chiede di uscire prima del termine dei progetti, quindi la piattaforma si ritrova con una richiesta enorme di liquidazione dei propri progetti, e quello che accade è che la piattaforma inizia a soddisfare i pagamenti, quindi inizia a rimborsare gli investitori e a comprare le loro quote di investimento, fino a quando la liquidità della piattaforma, non essendo infinita ovviamente, finisce,
e ci troviamo in una situazione di stallo dove la piattaforma si trova in una crisi estrema di liquidità, gli investitori sono tutti incazzati neri perché non credono più nella piattaforma che non soddisfa le regole che si era premessa e spesso queste situazioni sono veramente critiche. Quindi in realtà è meglio il fatto che Crowdestor non offra questo servizio, anzi in generale sarebbe meglio che non lo offrisse nessuno perché è veramente pericoloso. Sempre parlando di rischio, Crowdestor ha cercato di tutelare gli investitori dichiarando che è formata da due società ben distinte, quella operativa, quella che Crowdestor usa effettivamente per operare sul mercato, quindi dove guadagna le proprie commissioni e dove svolge il suo business, e invece un'altra società separata, completamente separata, che invece si occupa della raccolta fondi e della distribuzione dei fondi ai propri investitori. Questo cosa permette? Permette che nel caso in cui Crowdestor fallisse sostanzialmente, se il business non risultasse profittevole, non potrebbe soddisfare i propri debiti utilizzando i soldi raccolti cioè i soldi degli investitori sostanzialmente. Questo è molto positivo. Come vi ho spiegato fino ad ora, i rendimenti su questa piattaforma sono veramente astronomici. Infatti, diciamo che il range sulla quale opera Crowdestor è tra il 9% e appunto tipo addirittura il 30%. Io personalmente non ho mai visto il 30% da quando sono su Crowdestor, però ho visto un 26%, per esempio. Lasciando da parte il discorso del rischio che abbiamo appena concluso, che quindi appunto il rischio è spesso associato al rendimento atteso, investendo manualmente noi possiamo decidere in quali tipologie di progetti investire. Potremmo investire solo in quelli bassi, solo in quelli alti, in quelli medi, fare un misto. Quindi diciamo che sostanzialmente, appunto, avendo tra un 9 e un 30%, uno potrebbe autoregolarsi e scegliere, ad esempio, di fare solo i prestiti con un interesse altissimo o mixare tutto quanto. Per quanto mi riguarda, il mio portafoglio in questo momento è, se non sbaglio, al 21,5%, quindi sto rischiando parecchio. Ovviamente io consiglio di mettere una piccola quantità del proprio portafoglio in questo genere di piattaforme, che è quello che ho fatto. Per quanto riguarda la liquidità, Crowdestor ha una liquidità veramente bassa, nel senso che i soldi che noi destiniamo all'investimento in Crowdestor verranno bloccati per tutto il termine del prestito e non potremo tutto il periodo del prestito prima del termine e non potremo ritirarli in alcun modo. Appunto, come vi ho detto, non si può vendere la propria quota né alla piattaforma né ad altri investitori sul mercato secondario. Infatti non è presente un mercato secondario, il che significa che se noi investiamo 1000 euro su un progetto che dura 2 anni, noi per 2 anni non vedremo quei 1000 euro. Una nota positiva di Crowdestor è che tantissimi, la maggior parte degli investimenti presenti su questa piattaforma ha uno scheduling dei pagamenti, quindi gli interessi vengono ripagati mensilmente. Di solito lo scheduling è o mensile o trimestrale, comunque è difficile trovare investimenti su Crowdestor che accumulano, che ammortizzano tutti gli interessi alla fine, quindi è ben distribuita, quindi avremo un cash flow costante se decidiamo di investire su Crowdestor. Facendo una breve considerazione personale, quello che credo di Crowdestor è che sia una piattaforma veramente veramente rischiosa e di conseguenza giustamente offre dei rendimenti molto alti. L'atteggiamento che uso io è di estrema cautela, nel senso che utilizzo questo genere di piattaforme, come vi ho detto prima, vi ho parlato anche di Wise Fund e di Monetira, utilizzo personalmente queste piattaforme, però quello che faccio appunto è avere un atteggiamento molto cauto e soprattutto vi consiglio di destinare a questo genere di piattaforme una parte veramente ridotta del vostro portafoglio, ma non del vostro portafoglio generico, del vostro portafoglio dedicato a peer-to-peer lending, crowd lending, crowdfunding. Quindi, fatto 100, il mio portafoglio è destinato a tutto il mondo di peer-to-peer lending, crowdfunding, insomma, agli investimenti online. Fatto 100 questo portafoglio, io sto investendo in questo momento circa un 10-15% su queste piattaforme e non credo che andrò oltre a questa cifra, dato che appunto sì, i rendimenti sono molto allettanti, ma non bisogna farsi prendere, dato che il rischio è a sua volta molto alto. Per quanto riguarda la tassazione di questo genere di investimenti, puoi trovare un video sul mio canale, anzi te lo linko qua in descrizione, dove ti spiego esattamente come dichiarare questo genere di redditi. Se dovessi decidere di destinare anche tu una piccola parte del tuo portafoglio a Crowdestor, mi raccomando di iscriverti con il link che ti lascio qui in descrizione, tramite il quale potrai avere un bonus sui soldi che porterai sulla piattaforma, anzi i soldi che investirai tramite la piattaforma. Il bonus è dell'1%, il che non è affatto male, quindi quello che succederà è che se tu ad esempio investirai 10.000 euro su Crowdestor, ti verrà sostanzialmente regalato l'1% di quei 10.000 euro. Questo genere di campagne, come sai, sono utilizzate molto spesso da questo genere di piattaforme per promuoversi e per farsi conoscere. Oltre a questa recensione ho fatto anche un tutorial dove ti spiego passo passo come utilizzare
CrowdStore e dove ti mostro tutte le funzioni dall'interno della piattaforma, oltre che al mio portafoglio, e ti lascio il link a questo tutorial in descrizione. Inoltre, sempre in descrizione, ti lascio un altro video dove ti mostro tutti i rendimenti che ho percepito da queste varie piattaforme nell'ultimo mese. Poi ancora un altro video dove invece ti spiego quali sono, secondo me, le migliori piattaforme nelle quali investire nel peer-to-peer lending e per quale motivo. Poi sempre in descrizione trovi un elenco di tutte le recensioni che ho fatto delle piattaforme che ho utilizzato. Detto questo, se hai trovato utile questo video, se vuoi imparare a investire i tuoi soldi per generarti delle rendite, mi raccomando di considerare di iscriverti a questo canale. Ci vediamo, ciao!